Ben trovate ad una nuova puntata di Sport Time, oggi per fortuna sono arrivati tanti eh, risultati positivi, ovviamente parliamo del weekend sportivo delle società di Civitavecchia, tantissimi risultati positivi, ha perso solo il Civitavecchia Calcio, quindi tra poco parleremo di tutto ciò che è successo nello scorso weekend sportivo. Eh, prima però devo presentare Gioia Lestingi che anche oggi è qui con me e lei presenterà i nostri ospiti, si parla di uno sport a te molto familiare Gioia. Esatto, buonasera. Buonasera ai nostri telespettatori, buonasera Dario. Grazie per avermi riconfermata perché la scorsa puntata sei, stava, eravamo sei, in bilico, no? Rischio, sei a esatto. <ride> Mi volevi sostituire. È vero, è stato un weekend sportivo davvero molto gioioso perché tantissimi sport sorridono, ma sorride doppiamente la pallavolo Civita Vecchia, sia nel nel settore femminile che nel settore maschile e proprio qui con noi questa sera abbiamo Tonino Spirito, il responsabile del settore femminile della Civitavecchia, vecchia, benvenuto Tonino. Buongiorno. E finalmente il coach della Margutta che frutta, quindi la serie C femminile, Mauro Taranta. Ciao buonasera. Mauro, Ciao, benvenuto. Buonasera. buonasera anche a Giovanni Pimpinelli. Buonasera, buonasera a, a Dari, buonasera agli ospiti, buonasera a tutti gli spettatori. Tu Giovanni hai seguito parecchio quest'anno la pallavolo sì. sia maschile che femminile. Anche Facciamo perché subito. non fa freddo quando guardiamo le partite. <ride> Assolutamente, <difensionative. ride> è vero, al contrario di altri sport che seguiamo. Facciamo subito un bilancio prima di parlare con i nostri ospiti. Eh, bilancio delle due formazioni dell'ASP. Eh sì, un bilancio molto buono perché 0-7 persi, quindi due vittorie per le due formazioni ci e chiesi, un 0 che tornerà in questa trasmissione, in questa puntata di Sporttime, Perché la, eh, partiamo ovviamente dalla eh, squadra della Sartoria di ASP perché ha giocato in casa che ha sconfitto l'Atroghilo per 3-0, una partita eh, comunque difficile a mio parere per quanto riguarda i rossoblù, perché in tutti i tre set hanno eh, faticato, faticato per avere ragione la formazione avversaria, forse mi direva anche di vincere almeno un 7. Comunque sia sì, grande prestazione, mi è piaciuto anche a eh, tutti i giocatori, anche, soprattutto a Rizzo Stefanini, perché nei momenti difficili della partita, nei momenti palpitanti, non ha sbagliato nessuna giocata, ma è stato anche aiutato dai suoi compagni di squadra. Eh, più facile il successo della Magut Asp, che è spugnato il campo della Roma Centro, ha vinto per 3-0 un successo comodo, direi, forse poi commenterà anche il tecnico eh, Taranta che è proprio porta la magutta a eh, un punto dalla Roma 7 che conduce la classifica, avrà pari merito con la finisce che sarà il prossimo avversario, uno scontro infuocato quello di sabato del prossimo ore 19 al Palo Sport in Sole Magnini tra le Cività Vecchiesi capitate da Elisa Iengo e la formazione eh, romana che in passato ha sfidato l'Asp soprattutto nel settore maschile più che quello eh, femminile. Commento del coccio su questa partita vinta a Roma fa, fa, tutto, fa tutto lui, eh. lui. Dario, <ride> pure tu la trasmissione, <ride> fai quello che vuoi. Gioca. Dario, sei pure tu in bilico a eh, tutti e due con le prossime <ride> Ti pare non ci, ci saremo solo Prego Mauro. Beh niente, andavamo a giocare la squadra Roma Centro, una squadra diciamo di media-bassa classifica. Sapevamo che era una squadra giovane che quindi hanno nulla da perdere. Ti affrontano sempre con il massimo della grinta. Ed è quello che ci abbiamo trovato in palestra. Abbiamo avuto anche un po' di ritardo dovuto a una partita precedente che si è protratta. Quindi abbiamo iniziato con circa 45 minuti di ritardo. Eh, però la partita poi si è messa subito sui binari giusti. Le ragazze. Sono entrate con una determinazione che non mi sarei aspettato, diciamo, vista la qualità diciamo, dell'avversario, che uno si aspetta che l'avversario un po' più deboli arrivi un po' rilassato. Invece loro sono entrate come se giocassero una partita importantissima e quindi non abbiamo dato possibilità alle nostre avversarie di, 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 di entrare in partita. Quindi risultati abbastanza netti dando spazio anche ad altre giocatrici che si sono alternate alle titolari. Ecco, spirito soddisfatto di questo inizio di stagione della Margutta ASP? L'ha detto Giovanni: è di, eh, seconda la formazione di Taranto eh? ad un solo punto dalla prima e quindi per ora tutto come eh, speravate. E come potrei non essere soddisfatto? Insomma, ci stiamo giocando i vertici della classifica come speravamo perché non è che fossimo eh, perfettamente certi, perché c'è stato un certo rinnovamento nella, nella nostra squadra che ci esponeva a dei risultati anche incerti. Invece queste ragazze, anche con i nuovi innesti, si stanno dimostrando veramente all'altezza della situazione e quindi il nostro obiettivo, che era quello di ripetere il risultato dell'anno scorso, sembra allo stato attuale essere alla portata e quindi chissà, noi andiamo avanti e chissà di una qualche bella sorpresa. A proposito di risultati, insomma, Mauro, tutte le occasioni in cui ci sentiamo sia in maniera ufficiale che non ufficiale, eh, rimarca come eh, lui non abbia obiettivi diciamo, di salto di categoria e di promozione, perché lui viaggia sempre molto basso. Però, Mauro, io seguo anche i tuoi allenamenti perché noi ci incrociamo in palestra e ho notato una particolarità della tua squadra, che è diciamo così un unicum quest'anno anche rispetto ad altri sport, ovvero la panchina non corta. Cioè, hai delle eh, giocatrici giovani sia da un punto di vista fisico perché in altezza insomma vantano dei centimetri veramente eh, notevoli ma anche a livello tecnico ci stai lavorando molto e vedo che di partita in partita poi i risultati vengono fuori anche se come eh, insomma dobbiamo ricordare per regolamento le devi un po' centellinare perché loro partecipano sia al campionato di Serie C che a un campionato di serie inferiore quindi di serie D. Qual è, diciamo, ehm, se così possiamo dire, l'aspetto positivo e il perché, diciamo, questa squadra ha veramente una panchina lunga, cosa che invece anche nella maschile, possiamo dirle, in altri sport invece è un pochino più corta? Ma credo che questo nasce un po' nel DNA della pallavolo vecchia, cioè quello di avere comunque i settori giovanili molto, diciamo, Promettenti, importanti, che lavorano dal mini volley all'under 12 fino all'under 18. Quindi la nostra scuola riesce a formare atlete che arrivano poi al, diciamo, al massimo, che è in questo caso la nostra Serie C, con delle qualità che sono abbastanza affini. E questo, se da una parte eh, ti, ti avvantaggia, dall'altra, crea un po' di difficoltà nella gestione del gruppo, perché ti posso assicurare che fare la panchina eh, a molte scotta, quindi eh, bisogna avere sempre un po' diciamo, la, la misura di tutto di quello che si fa proprio per dare la possibilità anche agli atleti che durante la settimana lavorano tanto e danno tanto impegno di vedere il campo, eh, perché i due, diciamo, i due aspetti non vanno molto d'accordo. O si punta a vincere le partite o si fa giocare tutti, quindi eh, questo a volte non, non è possibile. Cerchiamo per quanto possibile, ecco una partita di questa, di questa settimana ce l'ha consentito di dare spazio anche ad altri atlete che un po' fremevano nelle, nelle giornate precedenti, eh, entrare in campo dare la, il loro contributo. Questo sicuramente però eh, cementa molto eh, il gruppo che in questo momento ha riacquistato una certa eh, diciamo autostima molto importante in uno sport di squadra, cioè quello di crederci nei, nei propri mezzi. Poi, è ovvio, le difficoltà ci sono soprattutto perché quest'anno le ragazze hanno molti impegni lavorativi che le portano a dover magari saltare allenamenti o farli in maniera discontinua, questo sicuramente negli incontri che contano può fare la differenza. Ti aspettavi però che la squadra potesse replicare quanto di buono fatto nella passata stagione nonostante qualche ragazza, qualche ragazza abbia lasciato e nonostante abbia un gruppo ancora più giovane? Ma io inizialmente ho pensato eh, che, diciamo, di dover ricostruire un po' da zero qual erano i meccanismi che la squadra dell'anno scorso si era costruito però certo eh, la base era più o meno la stessa alcune giocatrici sono con me ormai da, da, da anni da quando facevano magari le under 14, under 15 quindi sono ragazze che ormai conosco benissimo e eh, era solamente quanto tempo ci vuole per ricreare un nucleo veramente compatto Abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, eh, nel senso che è, è naturale, è un percorso di crescita, eh, abbiamo avuto difficoltà. Non credo che l'abbiamo superate completamente, però ci stiamo lavorando soprattutto su alcuni aspetti tecnici che sono determinanti per la, la crescita e per rimanere nelle parti alte della classifica. Eh, quindi possiamo dirlo ufficialmente che ad oggi l'obiettivo è comunque i playoff? Beh certo, quello dovrebbe essere un obiettivo, credo che per questo gruppo di ragazzi dovrebbe essere l'obiettivo minimo. Noi, eh, cioè io personalmente lavoro per portarle in quella posizione. Poi gli eventi a volte, diciamo, eh, gli impegni, la, eh, gli andamenti possono anche portarci a, a risultati diversi. Non ci eh, diciamo entusiasmiamo da una parte né ci depremiamo se i risultati non vengono. Comunque proviamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno siamo molto più vicini, eh, un, l, sabato dopo la partita ho commentato con un, con un avversario che diciamo, mi è venuto, è venuto a complimentare e mi diceva certo che quest'anno avete una squadra che può fare il salto di categoria. E allora io l'ho ringraziato, ma io ho detto che ci sono forse altri che ci pensano in maniera un po' più massiccia hanno fatto investimenti. C'è cioè, da considerare che questa è una squadra che nasce proprio perché noi da soli riusciamo a portare in prima squadra 12 atlete, 14 atlete che hanno la capacità di giocarsi una serie C di alto livello. Che però a memoria mia, insomma, essendo anche io stata un atleta per molti anni della Spa vecchia, è, è comunque una tradizione di casa, perché a parte qualche parentesi di altissimo livello quando sfiorammo la 2, ma ormai parliamo veramente tantissimi anni fa, il vivaio è sempre stato l'ossatura di tutte le prime squadre che negli anni si sono susseguite sia nelle serie nazionali di B che nelle serie regionali di C. Senza dubbio eh, c'è da considerare che noi eh, abbiamo atlete che in questo momento eh, calcano palcosceniche che vanno dalla A1 esatto. la femminile alla B2, Bene. e quindi significa che quelle ragazze magari anni fa potevano essere all'interno della squadra. Noi avremmo fatto sicuramente un campionato nazionale, quello è poco ma è sicuro. Quindi c'è certo. da considerare anche questa: che diamo possibilità ad atlete. Eh, di, diciamo, di sostanza, di qualità di andare a, a calcare palcoscenici già di categorie superiori senza doverle costringere a stare diciamo, nella nostra categoria noi qui ci dobbiamo essere la palestra per formare le atlete del futuro e le ragazzine che vengono a giocare la prima volta a pallavolo devono vedere la prima squadra come l'obiettivo da raggiungere, certo. questo le spinge nel loro percorso di crescita volevo anche completare sì. la domanda che ha fatto prima Dario cioè, ormai sono 4 anni che siete sempre in terza classifica o in serie D in Serie c l'anno scorso nel terzo posto, poi all'ultima partita non avete fa eh, fallito tra virgolette la promozione via. contro Rieti Parlando precedente la promozione stravincendo il campionato sia in campionato che in coppa vincendo oltre Viterbo la finale di Coppa Lazio l'anno prima, sempre all'ultima partita perdendo il terzo millennio, in un giornata di giugno al campo della Oso, Come si fa a essere da quattro anni sempre vertici al campionato? Ma e questo neanche di mentalità di un lavoro. Allora, c'è una ricerca innanzitutto di quello che è il gruppo più idoneo per fare questo risultato. Eh, in questi anni qualcosa eh, me lo sono trovato, qualche altro atleta negli anni precedenti, magari la sono andata a, a ripescare, come è stato per Azzurra Simoncini, come è stato per Valentina Di Pietro, che negli anni precedenti hanno fatto parte dell'ossatura e quello è fondamentale, bisogna portare anche ragazze che sono un modello, per le, soprattutto per le più giovani, di come si fa veramente sport. E quello è una delle chiavi per cui i gruppi poi diventano vincenti. Poi bisogna essere bravi ad andare in palestra e portare a le ragazze a crederci in che è, nei propri mezzi. Questo li porta ad avere una autostima diciamo, molto elevata e quindi vedendo poi il lavoro in palestra con i risultati della, del sabato e della domenica ti porta a questo circuito sicuramente eh, positivo. Il nostro è uno sport dove la testa è fondamentale. Eh, ripeto, noi, per esempio, siamo usciti dalla sconfitta del Roma 7, per esempio, con, in un momento in cui non eravamo sicuramente brillanti, in centro abbiamo qualche difficoltà. E lì, per esempio, la squadra ha un po' accusato eh, il, la sconfitta, quindi ri, abbiamo dovuto rilavorare per riportarle ad avere fiducia nei propri mezzi. Speriamo, appunto, di eh, sabato, di giocarci questa sfida contro la Fenice con eh, tutte le nostre carte a disposizione e cercando di fare il risultato, non perché vogliamo arrivare prime ma perché vogliamo continuare questo trend positivo. Spirito, ah. parlando, scusa Gioia, parlando sempre eh, di alcune differenze rispetto allo scorso anno, lo scorso anno giocavate alla Corsini-la Rosa, quest'anno al Palasport. C'è una differenza tra i due campi oppure eh beh, eh, più, più o meno è la stessa cosa? La differenza è notevole. Il pubblico no. era molto più vicino. No, no, è abbissale proprio livello di campo, Anche eh? a livello di sì, campo sì, di gioco. Pu di punti di riferimento, mm -hmm. il, il contributo e la vicinanza del pubblico è tutto diverso. Però... Preferivate quello dell'anno scorso? No, diciamo che c'era la tendenza da parte delle atlete a preferire quello dell'anno scorso però noi come società abbiamo ritenuto opportuno fare questa scelta perché avendo a disposizione un palazzetto così bello sembrava ci, un ci sembrava assurdo insomma, continuare a giocare nel vecchio impianto Io ho una domanda per Mauro che me la stavo visto tenendo prima però visto che Tonino ha, ha detto la magica parola palazzetto ne approfitto per aprire una parentesi Mm, ho notato che eh, chiunque volesse venire a vedere la, una partita di pallavolo, così come di altri sport che appunto giocano all'interno del palazzetto, hanno una oggettiva difficoltà nell'ingresso, perché la porta principale è sempre chiusa, le famose porte diciamo così di uscita, di sicurezza. Sono chiuse a meno che qualcuno dentro sugli spalti senta il soggetto che bussa. Come si fa a, a risolvere questo problema, il, Tonino? Il, il problema è non semplice. Non è, ed è, non è di, no, di facile accesso. Il, il problema è semplice ed è originario, nel senso che il, quel palazzetto prevedeva l'ingresso principale nel lato nord, in quanto l'ingresso del palazzetto prevedeva un grosso parcheggio dove era ubicato, perché adesso non c'è più da poco tempo, il vivaio insomma, attiguo. Esatto. Con l'ingresso al lato monte dove ci sono due rampe di accesso con sì. due porte. Noi purtroppo siamo costretti ancora a entrare nell'impianto dal retro esatto. perché questo progetto non è stato mai realizzato e quindi da qui nascono tutte le difficoltà. Perché pensare di portare il, il pubblico da, da la, dalla mediana fare il giro di tutto il palazzetto per entrare dall'ingresso principale che è al lato monte, diventa un po' difficile. È abbastanza difficoltoso, sì. Eh. Bisognerebbe trovare una soluzione almeno pratica per Questo. Certo, sì, sì. Io sono di quelle se che si, rimasta quasi suoni. Noi, so. noi adesso abbiamo preso in gestione questo impianto per dieci anni, adesso, diciamo, nell'immediato recente. Nell e abbiamo come nostro obiettivo quello di riuscire a, diciamo, a completare quello che era il progetto originario. Quindi se ci riusciamo avremo finalmente un ingresso consono a quell'impianto. Esatto, allora... cosa pensate di fare? Cioè, quanto ci vuole per? Eh, di... è, un un po non... è un po' difficile, ci sono, le, le difficoltà sono abbastanza consistenti. Altrimenti ci caliamo tutti da casa di Pino Cristini che è proprio lì dietro, no, Tonino? Eh, facciamo esatto. una rampa da lì, ci caliamo. Voi non lo sapete, ma insomma facciamo, ne approfittiamo anche per fare un saluto a Pino Cristini che ci guarda sempre ed è la colonna portante e importante di questa società, giusto? Fino? Eh, approfittiamo no. ritornando un attimo a Mauro. E parlavi appunto dello scontro della prossima settimana, che come diceva appunto Giovanni è il big match insomma di, questa, di questo momento. Pensi di avere a disposizione tutte le tue pedine, compresa Stella Paolini, che sappiamo essere a mezzo servizio per impegni lavorativi, oppure ne dovrai fare a meno purtroppo? Allora, eh, diciamo che la, la situazione atleti è in divenire con, costante, quest'anno è un po' non solo per le partite ma anche per gli allenamenti. Quindi abbiamo una serie di ragazze che lavorano nello stesso posto con turni che gli vengono comunicati da un giorno all'altro. Quindi eh, fortunatamente, mi sembra se non mi sbaglio, la Fiore ci ha assicurato che sabato si è presa ferie, quindi eh, sicuramente ce l'abbiamo, eh, perché poteva essere anche quella già un momento di difficoltà. Quindi sicuramente porteremo tre centrali, eh, quale delle tre lo vediamo durante la settimana, poi insieme alla società decideremo quali sono le più idonee da portare per quel tipo di gara. Abbiamo la... Eh, diciamo la Federica Monti che è una ragazza del 2000 eh, che altissima. è altissima e anche lei è si, è subita, si è subito inserita però ovviamente paga un po' di esperienza di, diciamo per la serie C eh, in questo caso eh, ancora la utilizziamo per dare una mano anche al settore femminile di serie D quindi quando è possibile la facciamo giocare anche nell'altro nell <coughs> campionato quindi la stiamo un po' centellinando in prima squadra quando è possibile Tipo domenica non è, non, è, non è andata in campo proprio per evitare di fargli fare un ingresso un po' così. Sì, perché ricordiamo che per regolamento queste ragazze hanno. Al Questa massimo, ragazza solo lei? Solo lei Dal sì, sì. uh, 2000. 2000, 2000, 2000 in poi. Pensavo anche l'altra stagione no. ha problemi di, di ingresso, ovvero ne possono effettuare massimo 15 all'interno di una stagione. Giusto? Cioè, può, può effettuare 15 ingressi in Serie C e giocare anche in Serie esatto, D, essendo per, del 2000 Per garantire la categoria inferiore, altrimenti superati oh. la. Le 15 qualità, esatto, non può più giocare il campionato di Serie D. Noi a Federica gli abbiamo chiesto un impegno molto grande quest'anno. Lei tecnicamente è già a livello di Serie C e, e l'ha dimostrato già in campo. Ha fatto diverse partite da titolare, sì. eh, non sfigurando, anzi addirittura determinando anche il risultato a, alcune volte ha la possibilità di darci una mano a salvare anche questa Serie D e eh, nella seconda fase gli, gli, proporre, gli chiederemo anche di vincere il campionato under 18 Ecco, bocca provinciale. Al lupo. È un impegno arduo, eh, lei sempre eh, in proporzione ai suoi impegni di studio, vedremo come organizzare queste tre possibilità che lei ha per mettersi in mostra. Allora adesso eh, se il nostro Luigi Tollo alla regia mi assiste io andrei a vedere i risultati della classifica del campionato di serie C così poi facciamo anche qualche domanda a Mauro Taranta proprio su questa classifica. Allora Roma Centro, eh, Margutta Asp, 0 a 3, poi Sempione, Pallavolo, Pianeta Vollei, Aprilia, 3 a 1. Eh, Omia Volley Viterbo 3 a 1, Fenice Roma 7 eh, 2 a 3, eh, Virtus Latina contro Quintiglia 3 a 1, Zagarolo contro Volley Palocco 3 a 0 e poi Roma 13 contro Frascati 3 a 0. In classifica comanda la Roma 7 Volley con 22 punti, a 21 ci sono Margutta, Asp e Fenice che si incontreranno proprio nel prossimo turno a 19 c'è il Sempione, a 17 l'Omia Volley, a 16 eh, Zagarolo, a, a quota eh, 13 punti Frascati e Quintiglia, a 12 la Roma 13, a eh, quota 11 Virtus Latina e poi a 9 punti la Roma Centro, 8 il Palocco, a quota 6 la Priglia e chiude la classifica invece Viterbo con un solo punto. Allora, Mauro Taranta, la classifica che vediamo è quella che rispecchia un po' i valori oppure c'è qualche formazione? che magari ti ha deluso o qualcuno eh, da cui ti aspettavi qualcosina in meno? No, ci aspettavamo sicuramente Frascati come squadra un po' più eh, diciamo, di classifica, eh, proprio perché anche loro sono una squadra molto giovane ma hanno elementi che avevano già affrontato la B2 l'anno scorso, quindi ci aspettavamo una squadra che aveva fatto comunque esperienza di un anno di B2 e quest'anno poteva dare eh, diciamo, un contributo maggiore però molto probabilmente vedo che sono una squadra molto giovane vincono alcune partite e, e questa settimana invece hanno perso 3 0 a casa di della Cali Roma 13 quindi hanno alta allenata, questa altalenanza di risultati le altre squadre sono se, se vedi la classifica sono raggruppate credo che nelle prime hanno tutte perso diciamo due incontri due, due incontri sì. abbiamo perso praticamente tutte hanno perso due incontri questo sta a significare che non c'è Rispetto all'anno scorso, eh, squadre che sono nettamente più forti. Noi abbiamo fatto anche il campionato dell'anno scorso, quindi ti posso dire che sicuramente eh, Terracina e Rieti eh, diciamo, erano squadre che quest'anno noi non troviamo. Troviamo buone squadre, ma non a livello di quelle dell'anno scorso. E in effetti, le prime sei, comprese insomma voi che occupate la, terza, la, la seconda posizione hanno distano di 4 punti quindi esatto. tra i 22 e i 16 punti ci sono sei posizioni Beh, come abbiamo è detto proprio io, molto corta cortissima. esatto, come ho detto le ragazze è facile che eh, con, una, con, un risultato, con una serie di risultati non positivi ti trovi a metà classifica oppure puoi essere primo, quindi questo non deve essere una fonte di stress perché poi quando vai a giocare le partite lo stress non ti dà sicuramente vantaggi ma questo significa pure che gli sconti diretti poi alla fine sono più di uno i sconti diretti sono più di uno, ma anche le squadre di mezza classifica quando ci giochi se non dai il 100% ti vincono. Questo si certo. è, è un po', se, se vista quest'anno, è un po' la tendenza. Quindi anche squadre di vertice poi hanno perso punti con squadre magari non, non di vertice. Io mi aspetto poi ovviamente dall'esperienza dall che nel girone di ritorno eh, aumenti questa difficoltà, perché tutte le squadre poi crescono nel girone di ritorno, quindi anche quelle che sono ultime. Quando ci gioca il ritorno sono molto molto più forti perché ormai i meccanismi si sono rodati. L'anno scorso si, KK. Esatto, l'anno scorso il KK ci fece diciamo, eh, soffrire a casa loro con una sconfitta che non ci aspettavamo, però ecco questo per dire che tutte le squadre crescono. Quest'anno la Fenice che incontreremo eh, questa settimana è un'altra squadra che eh, società che è entrata nel... Diciamo, nel pianeta Volleiro, quindi Casal de Pazzi. E, e, a, quindi sono società che si sono strutturate intorno a questa società romana che sta facendo ovviamente scuola, non solo nel, nel Lazio, ma addirittura in Italia, nel settore giovanile. Sì, nel femminile decisamente leader, che loro giocano con la H16 esatto. fanno la B la B1, mm -hmm. fanno la B2 con, la, con, con le ragazzine dell'A314. Non, non solo, insomma, ma molte, eh. molte ragazze che stanno proprio in nazionale maggiore eh, provengono proprio dal settore provengono giovanile dal settore del Volerò, ma è tradizione. Insomma. Quindi anche in questo caso credo che loro abbiano eh, scelto questa mm -hmm. società, anche la, la Fenice, proprio per, anche per piazzare giocatrici che nell'ottica non sono ancora da, da Casal De Pazzi, ma eh, diciamo, gravitano okay. in questo ambiente. Quindi ci aspettiamo mm -hmm. sicuramente una squadra eh, forte, mi hanno detto che eh, è una squadra mh, che gioca una buona pallavolo. Personalmente conosco l'allenatore perché lo conosco anche fuori dallo sport perché è un collega di lavoro quindi cioè, anche un derby. Anni fa ci giocavamo, lavoro, giocavamo cioè. insieme anche nella squadra del, diciamo, dell'Ener quando ancora riuscivo a, a calcare i campi. Credo anche lui eh, giocavamo nella stessa squadra quindi eh, è una sfida che ci. Mh, ci porta a, sicuramente a pensare a doverla vincere a tutti i costi. Però speriamo di arrivarci in condizioni buone. Eh, questa settimana abbiamo avuto un po' di acciacchi, soprattutto Tania Correra era un po' acciaccata, dovremo recuperarla completamente questa settimana e speriamo di non avere altri, in, diciamo, infortuni che ti possano poi eh, cambiare il risultato della partita. Quindi, che settimana sarà tra lei e l'allenatore. La domani sera. Io quando andrò in palestra dirò a loro che sono tre allenamenti, sono tre finali. Devono allenarsi come se devono giocarsi tre finali in queste tre serate. E poi arrivare con sicuramente mh, non, non pensando alla gara, perché se ci arrivi poi con lo stress di dover fare per forza il risultato, poi diventa difficile. Eh, sono loro che, diciamo, la fenice che viene in casa nostra che deve dimostrare se vuole raggiungere certi obiettivi, che deve vincere con noi. Noi siamo lì pronti a portargli via i punti. Eh, ovviamente, le squadre di in questi incontri di vertice, così la differenza la fanno i particolari. Abbiamo visto anche contro la Roma 7, ripeto, non, non c'era una grande differenza tra noi e loro. Solamente che in quella partita noi in alcuni momenti abbiamo fatto non una palla a volo buona. Eh, con, malgrado l'altezza di alcune giocatrici noi abbiamo un po' di difficoltà nella fase, diciamo nella correlazione muro-difesa. Un termine un po' tecnico, ma lì facciamo un po' di difficoltà. A volte sembra. Ma dopo glielo le... spiego, Mauro. Esatto, dopo qua le spezie spiego ma a tutti i Ma sembra che le altre squadre attacchino con un po' più di facilità rispetto a quello che ci fanno fare poi a noi. Noi troviamo dei muri un po' più eh, pesanti che ci danno fastidio, mentre dall'altra parte sembra che non ci sia nessuno. Ecco, su questo aspetto già da un paio di settimane ci stiamo lavorando in maniera intensa, e proprio perché è quella la chiave che ci dà eventualmente quel quel pezzettino in più per vincere gare importanti. Invece Tonino, in termini di pubblico, in previsione appunto di questo scontro così importante, vi aspettate un palazzetto un po' più gremito oppure si soffrerà noi, anche sui spalti? Noi lo spanti? speriamo, noi lo speriamo, l'apporto del pubblico è sempre determinante. E la partita è di cartello, e speriamo veramente che il pubblico sia il giocatore in più. Bisognerebbe lavorare un po' di più su questo aspetto perché la pallavolo negli ultimi anni ha perso un po' numericamente nel eh, pubblico. È vero, è vero, ma diciamo che anche gli sport sono molto aumentati, l'offerta di, di sport negli ultimi anni si è moltiplicata, quindi il pubblico un po' si divide. Però forse qui faccio proprio un appello, quelli che mancano sono proprio i nostri iscritti. Che difettano un po' a venire a fare il tifo per la loro prima squadra. Li invitiamo quindi sabato, tutti, sabato, tutti, tutti <ride> presenti. Vogliamo vedere tutto, tutto il nostro che settore che giovanile a tifare Aspo Margutti è, è, no, è vero, pure, è pure che molto sono, impegnate, eh. sono molto impegnate, anche sì. Diciamo, le altre squadre sono impegnate negli magari altri giocano, campionati giocano, quindi giocano, anche il, anche il genitore è già impegnato, sa che il giorno dopo deve andarlo a accompagnare a giocare. Quindi poi, quando il figlio gli dice vale, andiamo a vedere la partita, magari il genitore preferisce fare altro, quindi non è facilissimo... Sì. Questo... Vabbè, però questa settimana, vale esatto. questa settimana vale la pena. Assolutamente sì, quindi invitiamo tutti a seguire <ride> certo. eh, la Margutta eh, in tutte le partite, ma soprattutto questo sabato. Noi invece torniamo eh, brevemente a parlare della Sartorelli Asp perché ci andiamo a vedere l'intervista Tiziano Violanti, opposto proprio della Sartorelli Asp. Tiziano Violanti è arrivato a una vittoria per 3 0, oggi una prestazione... Super anche diversa dalle ultime che avete appunto, effettuato nelle ultime giornate? Beh sì, finalmente è arrivata questa vittoria piena, e direi meritatissima, e un bel gioco di squadra completo, abbiamo, eh, abbiamo mostrato un bel gioco eh, in ogni frangente e diciamo che anche oggi eravamo al completo, quindi Insomma non c'è da lamentarci, anzi direi un'ottima vittoria veramente. Anche, nella parte, anche se nella parte finale dell'ultimo set avete un po' sofferto, avete rischiato di capitolare e poi invece siete riusciti a rialzare la testa. Beh, in realtà tutta la partita si è giocata su un filo eh, di totale equilibrio, quindi eh, siamo stati molto bravi a, a commettere pochi errori nel momento definitivo e, e portare avanti la partita pian pianino eh, vincendo il primo. Il secondo e poi il terzo set, anche il terzo set in realtà in effetti eh, si, è eh, si è giocato veramente sul filo del rasoio ma direi bravi, bravi noi Tiziano per te un ritorno all'ASPA a stagione in corso diciamo, sarà un po' una sorpresa come è stato il tuo ritorno? Perché hai deciso di venire a dare il tuo sostegno alla formazione Rosso -Blu? Allora sì, eh, erano oramai sette anni che non calcavo più il campo dell'Asp, eh, diciamo ho interrotto la stagione dai 35 anni e quest'anno sono stato contattato da, eh, dalla dirigenza, eh, dal capitano della squadra che mi ha chiesto di tornare. E, diciamo impegni lavorativi permettendo sarò ben lieto di giocare, questo è uno sport, lo sport della mia vita che e... mi ha, ha accompagnato sin dall'età da più piccola e continua a giocarlo finché potrò. Insomma. Sono, I risultati ci sono perché abbiamo sentito Franco Accardo poco fa che ci diceva i dati sulla tua partita se sarà quello che ha effettuato più punti sono felice di questo, è, diciamo, è difficile eh, diciamo, mantenere una certa forma fisica, diciamo, è come andare in bicicletta, no? e si riprende rapidamente, i vincoli e le limitazioni sono soltanto quelle fisiche a una certa età. Spero insomma, di rimettermi in carreggiata il, miglior, insomma, il minor tempo possibile e poter esprimere la mia a volo. Poi... Un'ultima battuta, la Sierra sì? Sartorelli ha le carte in regola per ottenere questa salvezza, questa difficile salvezza come era all'inizio di stagione preventivata eh, in questa stagione appunto. Allora, le partite che ho visto finora eh, sono state giocate con squadre alla nostra portata, non ho ancora avuto modo di vedere una partita in cui il nostro avversario fosse così tanto più forte da non poter essere, da non poter essere battuto. Quindi io credo che eh, con tanto sacrificio e allenamento i più giovani possano migliorare e possano sicuramente portare a casa il risultato che poc'anzi hai detto, credo, alla nostra portata. Allora, Gioia e Giovanni vi consento l'ultima domanda sulla pallavolo, perché poi tra poco avremo un'intervista speciale da far vedere proprio a spirito. Eh, quindi una domanda a testa per voi due, eh, poi vediamo quell'intervista. Sì, io farei un parallelismo tra la situazione del femminile e quella del maschile, proprio in casa ASP. Come dicevamo prima con Mauro, eh, la femminile gode di una panchina lunga, invece la maschile, tornino lo possiamo dire, un pochino soffre. Anche se proprio in quest'ultima partita abbiamo visto un amoni libero insomma, di buone speranze però Franca Accardo un pochino lamenta ma che manca qualcosa è un problema strutturale non di Civitavecchia ma nazionale nel senso che gli iscritti alla pallavolo maschile sono un quarto di quelli della pallavolo femminile perché la concorrenza del calcio e del rugby e de, di altri sport è, è troppo è, è forte mentre la pallavolo Femminile diciamo, ha tantissimi più iscritti. Quindi, fare una buona squadra di livello eh, di DC, del massimo livello regionale, con tutti gli atleti locali, diventa più di, molto più difficile. Quindi, lo richiudiamo nel trend nazionale insomma, come, come problematica. Anche all'interno della nostra società, insomma, gli iscritti al settore femminile sono il doppio o il triplo di quello maschile. Quindi, la selezione chiaramente porta poi a dei numeri diversi. Fino all'anno scorso ci avvalevamo di contributi anche del comprensorio, con atleti che venivano dalla Dispoli, da Tarquigna. Quest'anno, per scelta societaria, abbiamo deciso di fare conto solo sui nostri atleti, sia nel maschile che nel femminile, e quindi diciamo, loro, per forza di cose, hanno una panchina un po' più corta. Prego. No, diciamo, eh, quindi, eh, i giovani che si apprestano a giocare, per quanto riguarda Sartorelli Asp. È auspicabile cercare di conquistare questa salvezza il prima possibile, mettere subito i punti per, per ottenere questa salvezza e poi Io dare per... a... più spazio possibile ai giovani. Io penso una speranza che loro... qualcuno come ha fatto Stefanini sabato scorso possa anche essere importante, decisivo per la certo. vittoria di una partita. Penso che non è facilissimo, però abbiano tutte le carte in regola per poterlo ottenere, insomma una salvezza tranquilla anche un po' prima del, del previsto. Certo, dipende anche dalle altre squadre, dipende dalla disponibilità degli atleti stessi. Adesso so già che sabato prossimo Tiziano Violante, per esempio, è, è di servizio, quindi non ci sarà. E quindi, come vedi, i problemi del, di lavoro, i problemi di studio, i problemi personali hanno sempre, hanno sempre diciamo, il, la, la priorità. D'altro canto, eh, rientra anche un po' nella filosofia della nostra, della nostra associazione. Noi non investiamo nelle, nelle, prime, nelle squadre, noi investiamo nel vivaio che poi producono nei vivai maschile e femminile che poi producono i giocatori per le prime squadre. Quindi diciamo siamo sereni, poi quello che viene va bene tutto. È il momento allora di andarci a vedere l'intervista a Lorenza Spirito, medaglia di bronzo al valore atletico del Con. Tra i medagliati e le medagliate del CONI per il valore atletico ha ricevuto la medaglia di bronzo anche Lorenza Spirito. Intanto, eh, che gioia è stata per te ricevere questa medaglia? Perché tu l'hai ricevuta al contrario invece degli altri atleti che la riceveranno a febbraio? Eh sì, io l'ho ricevuta anticipatamente perché ormai sono un po' espatriata nella Tuscia, quindi la cerimonia insomma, per la provincia di Viterbo c'è stata ieri. E è stata una bella emozione, perché comunque il riconoscimento ecco, di, di qualcosa che già è avvenuto, insomma, una medaglia eh, agli europei una bella emozione. Però a maggior ragione ricevere ecco, anche una, un ringraziamento, diciamo così, da parte del CONI è stato. Molto bello. Ci spieghi un po' eh, quali sono questi risultati raggiunti? L'hai detto tu, una medaglia al, agli europei arrivata proprio al photo finish. Sì, ehm, gli europei di Salonicco nel 2016, che si sono svolti appunto a Salonicco. Gli europei, di, vabbè, io partecipo per la nazionale italiana sorde è una realtà molto giovane che in sei anni appunto è nata nel 2010 quindi ha raggiunto in soli sei anni già un grande obiettivo che è la prima medaglia storica insomma è un risultato al foro finish perché fino a tre secondi dalla fine la partita era in parità e all'ultima azione diciamo c'è stato questo il canestro della vittoria tra l'altro del capitano quindi ancora ancora più più bello insomma. Emozionante, quali sono gli obiettivi eh, tuoi personali e quelli di squadra per eh, invece l'anno che verrà? Allora, in ehm, quest'anno solare c'è diciamo, stata un'altra medaglia storica alle Olimpiadi in Turchia, ehm, anche quella la prima medaglia storica insomma, per la nazionale italiana sorde, e, ehm, e i prossimi obiettivi, diciamo che nel 2019 ci saranno i Mondiali a Vilnius e poi nel 2020 invece gli europei in Italia qui a Fabriano e quindi diciamo che il nostro obiettivo è prepararci al meglio per questi europei in casa per dare insomma, il risultato migliore possibile fra tre anni più emozionante vincere un europeo, vincere questa medaglia io immagino l'europeo visto anche come è arrivato e che emozioni sono queste due vittorie appunto? Allora, vincere sicuramente la medaglia all'Europeo è stata l'emozione più grande. Poi, tra l'altro, la, la medaglia è arrivata il 2 luglio, che è il giorno del mio compleanno, quindi è stato doppiamente un'emozione fortissima. E ricevere questo premio, ripeto, è molto bello, però a livello sportivo non c'è paragone con, con la, la medaglia sportiva insomma, vinta sul campo. Tu hai un papà famoso nel mondo della pallavolo locale, come mai, però, hai scelto? invece il basket? Eh papà ci ha provato nel momento diciamo così di incertezza su, sullo sport ci ha provato a, a convincere no più che altro mi ha detto prova la pallavolo però sono durata poco due o tre mesi poi eh, l'amore per il basket è stato più forte vuoi dedicare ultima domanda vuoi dedicare a qualcuno questa vittoria queste vittorie sì mh, questa vittoria vabbè la dedico principalmente ovviamente alla mia famiglia eh, ai miei amici, eh, però lo dedico anche a, alla nazionale perché mi hanno trovato, diciamo così loro, però allo stesso tempo mi hanno insomma, regalato delle emozioni fortissime, quindi dedico questa medaglia anche e soprattutto a loro. Che emozione è vedere la propria figlia vincere medaglie e quindi eh, trionfare così? E beh, per uno sportivo come me è sempre una grossa emozione, io poi l'ho ho sempre seguiti sia lei che il fratello insomma, che ha avuto tutti i trascorsi nel calcio c'era certo. il cittadino. Quindi diciamo che per me è sicuramente è un'emozione forte, un, una contentezza senza pari. A proposito insomma, anche dell'altro tuo figlio, Dario, che hai... Appena citato, io ne approfitto intanto per fare i complimenti a Lorenza perché insomma bravissima. Comunque, signori. io terrei a precisare che, voglio dire, io ho provato a farla giocare a pallavolo, però, evidentemente, nei globuli rossi c'era il DNA della madre perché la madre ha avuto grossi trascorsi nel basket, è stata direi una giocatrice ad alto livello, quindi, evidentemente. Prevoreva il DNA suo che non il mio, e infatti, nessuno, nessuno dei due ha seguito però gli insegnamenti del padre, neanche cioè. Dario. Ovviamente, no, Dario proprio a 5 anni stava già nel campo di calcio. E infatti, e mi hai anticipato perché te. ti stavo chiedendo insomma, un figlio calciatore, una figlia cestista: quanto ti è dispiaciuto te che giochi no, la pallavolo? Sei uno dei fondatori della ma, pallavolo locale? Ma assolutamente niente, nel senso che l'importante è fare sport, certo. insomma, è fare quello che piace, raggiungere gli obiettivi. Uno si prefigge in qualsiasi sport sia, sì, insomma, non è un problema. L'ultima domanda a Mauro Taranta, invece eh, voglio mettere il dito nella piaga, quale delle due sconfitte che avete ottenuto in campionato ti brucia di più? Eh, potendo tornare indietro, quale partita vorresti rigiocare? Beh, sicuramente la partita di Omnia eh, contro una squadra che aveva, diciamo, una giocatrice di esperienza, già ha giocato finalmente in categorie superiori. Che ha tenuto alto il ritmo della gara, ma alla fine poteva essere benissimo la nostra portata. Noi l'abbiamo mollata subito dopo i primi scambi. Eh, la squadra si è completamente chiusa, eh, non hanno reagito e dall'altra parte la partita è andata via liscia. Eh, noi abbiamo provato a cercare di cambiare l'organizzazione, diciamo, ma in quella partita specificamente avevamo veramente una rosa cortissima, quindi non potevamo neanche fare più di tanto con i cambi che avevamo a disposizione, quindi la, la partita è andata via senza ne, nessuna reazione da parte della squadra. Ecco, lì è stato il momento in cui eh, abbiamo dovuto un po' lavorare anche dal punto di vista psicologico per eh, riportare un po' di fiducia, perché, ripeto, non è facile quando si danno degli obiettivi molto sfidanti riuscirli a mantenere, quando gli impegni che hanno queste ragazze li portano anche a pensare ad altro. Però vediamo quanto è durata questa cura, do, direttamente sabato, nello scontro diretto con la Fenice. Allora, grazie ai nostri due ospiti, in bocca al lupo ovviamente per eh, le squadre Civita Vecchiesi. Eh, grazie davvero per essere stati con noi. E eh, noi ci lasciamo, tu rimani con noi però, Giovanni, perché eh, purtroppo sì, tocca mm, tenerselo vabbè. anche nella seconda parte. <ride> ci lasciamo con gli highlights della partita di calcio tra CPC e San Lorenzo, commentata proprio da Giovanni Pimpinelli. Bentrovati da Giovanni Pimpinelli. Oggi è il giorno di Compagnia Portuale Sallo Lenzo Novo. Siamo nella quindicesima giornata del campionato di Promozione Gioneana. Sfida che sembra, non dico semplice, ma eh, direi alla portata della Compagnia Portuale. Mauro Catracchia. Il decimo gol di stagione per il vantaggio della Compagnia Portuale. Il cross di Duggero, la palla in mezzo, il corpo di testa, Mauro Catracchia! Lancio lungo, verticalizza subito per Catracchia che la stoppa molto bene, va con il destro! Fuori di poco, grande idea di Catracchia, anche con l'altro piede di Gennaro, il tiro! Fai Catracchia, deviazione! Morbidelli credo sia stato a salvare Era già praticamente gol In mezzo attenzione difficoltà Yam. E poi il fallo Il pallone in mezzo Non arriva nessuno Stefano Luasso E il gol del 3 0 Il primo impatto Il gol di Luasso Luigi Ruggero, la festa della compagnia portuale che vuole conquistare il primo posto nel girone A. L'ha messa dentro Luigi Ruggero. La compagnia portuale batte il San Lorenzo Nuovo per 4-0 e continua la lotta per la conquista del primo posto del girone A. CPC San Lorenzo 4-0, Giovanni. Che, che, par che partita eh. è stata? Tu hai fatto la telecronaca? Sì. Partita, il risultato corrisponde a quello che si è visto in campo? Sì, forse potrebbe essere addirittura più corposo questo punteggio. Un altro 0 in questo fine settimana sportivo Civita Vecchiesa, più tardi parleremo anche di per mercato e altri, altri sport. Eh, quindi pronunciamo, in questa puntata perché ci sarà una notizia molto importante di mercato. Eh, Italia è molto importante, per la CPC, poco da dire su questa partita abbiamo visto. Non eh, siamo voluti essere cattivi dal Salenzo Nuovo. Eh, non c'è nessuna occasione più che altro perché non le hanno create. L'unica occasione di un certo tipo è arrivata solamente al 39esimo del secondo tempo. Poteva finire anche 7-0 8 con la CPC con Blasi che ha preferito a far giocare tutti quanti. Ha messo in campo anche diversi giovani ha debuttato una maglia titolare. Andrea Luciani, che quindi ha fatto la sua prima esperienza dal primo minuto con la maglia della compagnia portuale, ex capitano del Cile sì. Vecchia. Ex capitano del Cile Vecchia, un acquisto col botto, quasi alla Pro Recco, direi come nella palla a quando la Pro Recco acquista un giocatore dalla squadra diretta concorrente dal Brescia dello Sport Management, non tanto per fare un acquisto importante, ma per rubare un giocatore alla squadra avversaria, diretta concorrente per la vittoria del Ma in questo caso, però, campionari. non è proprio così, perché l'Ottavia l'aveva lasciato libero comunque. Lo sciavo che sia arrivata potrebbe andare magari in eccellenza Luciani, visto che avrebbe sicuramente trovato eh, richieste da parte della massima categoria regionale, CPC... quindi ha visto molto importante. Sì, CPC sì. che rimane seconda a meno 2 dall'Ottavia, perché l'Ottavia ha vinto. Il Ronciglione però ha perso col Bomarzo, quindi clamoroso. Sì. e CPC che adesso avrà la partita in trasferta contro il Montalto, anche lì possono arrivare tre punti. Adesso la speranza è di riuscire a trovare la testa della classifica entro le vestiti dell'analizia, questa è la volontà della società. Il presidente Sergio Cresutti guarda un acquisto di Luciani, eh, un acquisto molto importante, direi però magari meno funzionale rispetto a qualche altra notizia che poteva arrivare, magari forse si poteva prendere un dimensore, visto che l'assenza di Poggi eh, sta incidendo, o un attaccante, però questa notizia è stata svanita veramente perché lo so, eh, si conferma essere vice vicecadracchio tre gol in una settimana, per cui l'attaccante non c'è bisogno. Eh, ha voluto fare questa scelta di campo. Il presidente Sergio Presutti ha acquistato eh, quindi Andrea Luciani. Speriamo che eh, per quanto riguarda l'ingresso in campo dei giocatori non cambi nulla, visto che comunque c'è un pacchetto di centrocampo già composto con Brevi mediano e ai suoi lati eh, c'è da una parte Esposito e dall'altra di Gennaro. Per cui è eh, una situazione che aumenta la rosa della CPC per quanto riguarda il centrocampo e quindi forse cambia un pochino l'equilibrio Ovviamente l'ingresso ingresso come Luciani eh, non permetterà che ci siano eh, qualsiasi tipo di discorso negativo nei confronti della compagnia potrebbe. Montalto, eh, dicevamo, prossimo avversario, che ha un altro ex Civitavecchia, Vittorini vediamo, manca con la settimana fine del mercato Vittorini <ride> è conteso da molte squadre si parla già di un suo possibile di attivo La formazione baremana e quindi c'è da vedere se domenica scenderà in campo. CPC spera di no. Chissà che magari a questo punto con questa cosa di Luciani. Non credo che questo sia uno scherzo. Non credo che la Cpc voglia acquistare i vittorini. Forse magari ci è che potrebbe farci un pensierino qualora eh, ci fosse qualche incastro per quanto riguarda gli esterni d'attacco Una gara non sembra essere difficile per la formazione Civitavecchiese. In questo momento, però, è il momento, è il momento massimale visto che in casa non becca nessun gol. In casa le ha vinte tutte a parte l'esordio Casalingua questa stagione contro il Fiumicino dopo quella gara eh, che poi costrinse Massimo Castagnari alle dimissioni, le ha vinte tutte in casa la squadra Civitavecchiese che è stata anche fortunata, ma anche ha sfruttato questa fortuna. Ha perso con che escono in casa, poi ha vinto a tavolino e poi sta perdendo sempre in casa con la Però anche lì è arrivata l'interruzione della partita per la pioggia e la vittoria successivamente nel recupero. E quindi dicevamo di Vittorini, da quello che so, però Giovanni sembra che lui guadagna parecchio al Montalto, e quindi al Civitavecchia, anche se vorrebbe tesserarlo, però forse non, non può, a meno che non vada via qualche attaccante. Per quanto riguarda il Civitavecchia, uno è andato via, lo sappiamo, Tabarini, sì. però probabilmente dovrebbe andare via, non so, ad esempio di Fiandra, per poi tesserare uno come Vittorini, quindi vedremo eh, più avanti, anzi nei prossimi giorni perché il mercato chiude il 15, se davvero il Civitecchia potrà farci un pensierino e se la CPC poi se lo troverà di fronte invece col Montalto. Gioia? Io invece vorrei lanciare una sfida al nostro Giovanni che conosce tutti gli ambienti sportivi e si intrufola no? anche nel, dietro le quinte. Ma tu che sei così bravo, riuscirai mai a portare nei nostri studi Emanuele Blasi? È una missione molto difficile. <ride> eh, te l'ho lanciata ho grossa. A fine partita dopo... Che la CPC aveva eh, sconfitto l'Aranova, non voleva nemmeno eh, fare l'intervista. era un personaggio molto, molto riservato. Ha detto che prima o poi farà un'intervista. Sì, dai. O se no fa un'intervista di mezz'ora e poi la mandiamo a esatto. spezzettamenti da qui al termine della stagione. No? Ma sicuramente è un tecnico che preferisce non eh, rimanere un pochino lontano dai riflettori. Faceva anche questo quando giocava con la Juventus con la Nazionale. Figuriamoci adesso che si trova in un contesto diciamo così, eh, decisamente più ristretto. E per quanto riguarda la CPC, ci andiamo a vedere l'intervista al tuttocampista Massimiliano Gravina. Possiamo dire così, Giovanni? è giocato ovunque. Quello che diceva oggi, che speriamo torni a fare appena si cura questo crociato e questo ministro. Quindi l'intervista alla Jolly. Massimiliano Gravina, vittoria agevole da parte della compagnia portuale che sconfigge il Salone Lorenzo Nuovo. Tutto come lasciava presagire il pronostico? Sì, però queste partite sono sempre le più difficili perché comunque sono squadre che vengono qui per fare i punti salvezza, si chiudono e quindi non è mai facile. Noi l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, l'abbiamo sbloccata e poi l'abbiamo chiusa. E poi confermate che al fattore i gol non ne prendete mai? 3-0 al Momazzo, 3-0 anche eh, mercoledì scorso all'Aranova, 2-0 all'Ottavia, quest'oggi 4-0. Sì, quello fa sempre piacere, soprattutto per la difesa, ma per tutta la squadra. Questo è un simbolo di solidità, ultimamente prendiamo pochi gol. E quella penso sia la chiave per poi arrivare nelle prime posizioni. Ora mancano due partite al termine dell'anno, si va montato domenica al Rossi, arriva il grifone giallo-verde. La speranza è di arrivarci primi in classifica alla sosta natalizia? Sì, si spera di arrivare primi alla sosta, però sappiamo che comunque sono due squadre molto forti, quindi dobbiamo affrontarle nel migliore dei modi. Passiamo al Civita Vecchia Calcio Giovanni perché qui è arrivata l'unica eh, nota negativa per quanto riguarda le società locali in questo fine settimana, la sconfitta per quanto riguarda il Civita Vecchia per 3 a 1 eh, contro l'Unipomezia, io non so perché dovrei chiedere a te eh, Beh, del Civita Vecchia visto che tu non c'eri, io sì, eh. però intanto comincia tu. Eh, ti aspettavi questa sconfitta? Poi, ovviamente, parlerò io invece di quanto è successo eh, nello specifico. Ti aspettavo una partita molto difficile per il Ciecchia, non eh, una sconfitta con queste proporzioni. Ho visto gli highlights solamente della partita. È un Ciecchia <coughs> che, per quello che ho visto, non eh, è riuscito a fare fronte eh, in maniera massimale alla formazione avversaria che ha vinto questa partita anche con un paio di errori eh, decisivi nel corso del match, eh, in particolar modo con Gimelli e tre carichi che hanno eh, così, tra permesso alla formazione padrone di casa di segnare e quindi di distanziare circa nel punteggio, circa che si è fatto vedere solamente il gol del 3-1 che porta la firma di Francesco De Santis che sta dimostrando un elemento di valore per quanto è arrivata la squadra in Azzurra, ha segnato il suo primo gol dove Ciecca dove averlo mancato di poco nella gara precedente con un palo colpito nel corso del primo tempo. Allora Civitavecchia che ehm, a Pomezia ha giocato un buon primo tempo, secondo me. Ehm, molto chiusa la formazione di Ugo Fronti, ha lasciato poco spazio ad una squadra forte come l'Unipomezia. Nella ripresa però ci sono stati dieci minuti davvero di sbandamento. Eh, Ceccarelli, l'attaccante esterno della formazione dell'Unipo ne ha approfittato. Prima con il gol dell'1-0, eh, ha, ha sbagliato Marino. Un rilancio, o meglio, è eh, stato intercettato il pallone di Marino. Lui chiedeva un fallo, fallo che però l'arbitro non ha dato. E da lì è nato il contropiede, il gol di Ceccarelli. Um, Unipomezia che poi è andata sul 2-0 con un'invenzione di Tozzi, l'attaccante numero 9 del, dell'unipomezia che ha bruciato Gimelli nello scatto e ha battuto l'incolpevole Nencione e poi il 3-0 eh, circa due minuti dopo il 2-0 proprio con, ancora con Ceccarelli che ha messo in mezzo eh, Gimelli sulla linea di porta voleva spazzare invece ha prevente segnato un autogol, quindi clamoroso errore da parte di Gimelli anche se eh, probabilmente il pallone comunque sarebbe finito dentro. E, lì un po' si è svegliato il Cidelecchia. Due minuti dopo è arrivato il gol eh, del 3-1 con De Santis, ancora una volta migliore in campo, come avevamo visto anche qui allo Stadio Fattori. I migliori secondo me sono stati lui e Gaudenzi, quindi due centrocampisti eh, molto giovani 1,98-1,99. Eh, non, non benissimo invece gli attaccanti, soprattutto di Fiandra davanti che è stato schierato titolare, ha preso pochi palloni, anche Cerroni non ha replicato invece la buona prova di domenica scorsa, insomma è un Civitavecchia che comunque rimane eh, in buona posizione, tra poco leggeremo i risultati della classifica, però Giovanni ti volevo chiedere invece qualcosa sul prossimo impegno mm. per quanto riguarda Civitavecchia affronterà il Cinzia di una vecchia conoscenza eh sì. del Civitavecchia, Staffa, secondo te intanto come verrà accolto il Male, tecnico? Malissimo, malissimo perché non, ha fatto vertenza eh, se non sbaglio due, due volte, volte, due volte c'è che altro, rischia di perdere un punto in questo campionato proprio per la situazione legata a Gianluigi Staffa. E come vedi questa partita, comunque due squadre che si equivalgono? Si equivalgono, il Cinzia insomma fino a questo momento ha fatto leggermente meglio rispetto al Civitavecchia, una gara comunque difficile, l'ultima in casa dell'anno per quanto riguarda la formazione. Eh, Nell'azzurra che chiuderà eh, il 2017 sul campo della Boreale che si trova all'ultimo posto della classifica. Eh, quindi una gara difficile cercare di, cerca di riprendersi dopo questa eh, sconfitta, che se il, momento, il momento non è sicuramente eh, brutto per quanto riguarda la formazione di Ugo Fronti, una settimana molto lunga direi, visto che le vicende di mercato si prenderanno la scena e quindi toglieranno un pochino di spazio alle, alle vicende legate proprio direttamente al campo. Ti aspetti qualcosa sul mercato da parte del Civita Vecchia? Secondo me se qualcuno va via deve arrivare qualcun altro. Quindi se rimane legata, tutto così? Sì, se non va via nessuno secondo me potrebbero rimanere anche questi. Potrebbe essere, allora... Invece noi andiamo a vedere i risultati e la classifica del campionato di eccellenza, eccoli qui eh, proprio i risultati. Allora, Boreale donorione contro il Red Monterotondo 2-3, poi Città di Ciampino Lepanto 0-0, Cinzia Cregas la sconfitta. Eh, per quanto riguarda la squadra di staffa per 1-0, Gladispoli Tolfa 3-0, Polisportiva Monticimini, Torsa Pienza 0-0, 1-1 invece tra Real Monterotondo Scalo e Atletico Vescovio, 3-1 abbiamo detto Unipomezia contro Civitavecchia, poi il 3-0 esterno della Strea sul campo della Valle del Tevere, il 2-2 tra Vis Artena e Monte grotte Celoni. In classifica al primo posto la Dispoli e Cregas che fanno un po' il vuoto perché hanno 34 punti. Al secondo posto c'è il Città di Ciampino a 30. Poi Vissartena 29. Astrea 25 insieme a Unipomezia e Retum, Monterotondo. Poi anche un po' staccate le due squadre, quindi Valle del Tevere e Cinzia a quota 21. A 16 c'è il Civitavecchia quindi 5 punti di svantaggio dal Cinzia prossimo avversario. A 15 il Tolfa insieme a Monte Grotte, Celoni e Real, Monterotondo scalo a 14 Sportiva Montecimini, Lepanto e Torsapienza. quota 13, l'Atletico Vescovia a 12, la Boreale, Gioia Preparati perché nella prossima puntata speriamo leggerai tu almeno una delle classifiche <ride> che faremo. Sei eh, pronta? Eh sì, perché altrimenti qui mi sbaraccate uno e due, eh, quindi non posso rischiare di essere. Devi essere pronta per forza. Senti, ma io non so cosa dirà Mister Fronti ai suoi ragazzi, ma so quello che ti dirò io la prossima settimana. Copriti di più quando vai a fare queste telecronache? Perché poi lunedì sei mezzo afono. In realtà già, no. già non stavo benissimo prima, ecco, però va bene. Ecco. Allora mi sa che sei tu che perdi la poltrona. Mm. <ride> e chi mi sostituisce? Forse Giovanni Pimpini? No, no, no. Chiamate qualcun altro che si presenta <ride> poco. Parliamo così. però di cose serie perché Giovanni, eh, tu hai finalmente hai vinto una partita sul <ride> campo, oh. oltre a quelle con la CPC che vabbè, però vince spesso. Eh, con l'NLSNC non, non hai vinto perché mm. sei andato via prima e ne parleremo però tra poco, hai vinto invece con la palla a mano finalmente, ovviamente mm. non è merito tuo, è merito di chi gioca, oh, però sì. è arrivata questa vittoria per 35-27 a 27 contro l'Ariosto Ferrara, tutto bene per la squadra di Pacifico che finalmente eh, ha fatto un'ottima prestazione, ne ha fatte anche altre, però stavolta è riuscito appunto a portare a casa i primi punti stagionali. Questo proprio ci voleva alla squadra di Partizio Pacifico, perché ha vinto questa partita? Semplice perché eh, non ha ripetuto alcuni degli errori che abbiamo visto in altre partite che hanno inciso nelle sconfitte, anche se qualcosa ancora secondo me va corretto, in particolar modo nelle situazioni di disabilità numerica, perché ancora difetta la formazione è capita da Lega Manuzzella che ha sbagliato anche quelle situazioni, però ovviamente la notizia principale, la copertina è eh, per questa vittoria che è arrivata dopo tanta attesa, dopo nove sconfitte consecutive, la grinta, all'orgoglio, una vittoria anche importante per quanto riguarda la differenza di reti, otto gol di vantaggio nei confronti della squadra che è venuta a giocare una bella maglia rosa, che magari Gioia conoscerà la maglia rosa anche del Casal Maggiore, della Pallavolo. Eh, ha fatto anche cose molto importanti anche a livello internazionale. e Quindi, questo successo molto importante anche perché in lancia la squadra di Pacifico in vista dei prossimi impegni. Una giornata manca al termine del girone d'andata. Una sfida che ci sarà dopo la sosta di sabato prossimo sul campo del Dosso Buono, che era anticipata il 21 dicembre, ovvero giovedì 21 dicembre alle 19 proprio a Villa Franca di Verona. Eh, 10 gol di gara Bonamano, protagonista con eh, tutte queste reti, quindi in doppia cifra la giocatrice. Mancina, bene anche le altre, poi ascolteremo anche Ferretti nell'intervista che è venuta tra poco. che Lei sta crescendo assolutamente. Adesso, è giocatrice che ci può stare in Serie 1, bene anche eh, il portiere Andrato Abulache. Ho visto eh, che ha giocato bene, sta crescendo anche lei, così come, come le altre che sono uscite quindi a trovare il bando dalla Matassa. Finalmente, una formazione quasi a completo. Anche se Fannelli non ha giocato, comunque, si era stata convocata. Ma solamente Enrica Bartoli, vedremo. Nei prossimi giorni, se finalmente si saprà questa diagnosi eh, di Enrico Bartoli, perché la teniamo praticamente da un mese e ancora non si è capito bene che c'è questo crociato che dà dei problemi, però a quanto pare non è completamente sfilacciato. Ha eh, detto che comunque sì. vuole tornare in campo presto. Però, se è tutto sfilacciato, ti devi operare. Aspetta. Sembra che non sia tutto sfilacciato, c'è un pochino di ottimismo in più rispetto a qualche settimana fa. E se dovesse essere questa la situazione, praticamente uno scenario simile a quello di Manuzzella l'anno scorso, potrebbe con un po' di fisioterapia tornare in campo e se si vuole operare, ma anche attendere il termine della stagione, poi vedremo insomma, questi sono scenari che deve valutare lei e poi vedremo cosa accadrà per quanto riguarda il campo. Tra poco parleremo di una curiosità, sì. perché era presente una giocatrice sabato, prima però ci andiamo a vedere le interviste a Patrizio Pacifico, Chiara Bonamano e Federica Ferretti. Patrizio Pacifico arriva dopo tanta attesa, la prima vittoria in questo campionato per la Fajoni che sconfigge la Riosta Ferrara, una grande rinta e una grande prestazione. Sì, ci è voluta la Madonna per vincere, no, no. a parte scherzi, no, no, è stata una bella partita, mi è piaciuta la costruzione della vittoria gol dopo gol, due bei break positivi, uno nel primo tempo e uno nel secondo tempo che ci hanno consentito di, di portarci sopra fino al massimo vantaggio, penso è stato più 9, se non sbaglio. Anche più 10, anche più 10, contento veramente dell'organico. Il sacrificio delle ragazze, anche quelle più piccole, chiamate in causa per una o due azioni, come provato in allenamento, poi rivederlo in partita, no, veramente una soddisfazione e soprattutto due punti che, che ci permettono di dare, tirare un po' il fiato e soprattutto di andare con un'altra morale addosso buono dove cercheremo di recuperare altri due punti. Questo è anche un messaggio a tutte le dirette concorrenti, cioè la Faioni c'è, vuole conquistare la salvezza, non è che ha finito il campionato, assolutamente. No, assolutamente sì. Non abbiamo finito il campionato, sappiamo che non abbiamo espresso il massimo di quello che potevamo esprimere. Le ragazze hanno fatto un mea culpa importante sul piano delle responsabilità, oggi si è visto insomma, una qualità di gioco personale proprio come, come si è ritrovato. E quindi sì, adesso, adesso ce la dobbiamo giocare su tutti i campi anche perché dobbiamo recuperare sei punti in giro per campi difficili. Si guarda con altra fiducia al futuro, sperando magari che possa anche arrivare quell'acquisto. Ma cioè, tanto parliamo sempre di, più che di acquisti di, di prestiti, nel senso che sì, c'è la possibilità che una ragazza possa venire a giocare ma sempre che non è sì, vabbè, Vediamo un po' come vanno le cose. Sì, siamo... dobbiamo recuperare un po' dei punti, le, le ragazze sono motivate. Eh, io personalmente sono molto contento del, del percorso che stanno facendo. Vedo la crescita di quelle di Civitavecchia, è quello che mi interessa in assoluto. Che te devo di giocare? Bisogna, bisogna semplicemente crederci. Ma io non ho mai smesso, cioè non è che mi serviva questa partita per la fiducia. Io volevo, voglio punti per morare dei ragazzi, delle ragazze, ma che questa, ragazza, che questa squadra possa rimanere in Serie A1. Sì, certo, bisogna mettere dentro tutto quello che abbiamo, ma può rimanere nella 1. Bisogna mettere dentro tutto, così, tutte le partite così. Chiara Banavano, Federica Ferretti, direi finalmente sì. a te di riesce a vincere sul tazza di Martina Costa. Partiamo con Chiara Banavano, Ferrara, insomma, lo prendi sempre da un certo lato, l'anno scorso 7 gol, quest'anno 9. Sì, eh, siamo pienamente soddisfatte della prestazione e del risultato. Ferrara qui sembra avere sempre difficoltà, noi ce l'abbiamo messa tutta. Federica, quanto siete contenti per questa vittoria? La attendevate con... da tantissimo tempo, finalmente siete liberati. Sì, dopo tante partite cioè, volevamo troppo vincere a qualunque costo e con qualunque squadra, certo il Ferrara è il nostro livello, quindi è stata una bella partita, ce la siamo giocata fino alla fine. E poi per te tanti contropiedi, tanti gol, eh, sì. forse qualcosina in più qualche si poteva fare, però, però dai, per oggi. Eh, va bene così, qualche sbaglio c'è stato, però. È stato un messaggio importante quello vostro anche a tutte le dirette concorrenti in vista delle prossime partite, cioè la Flaioni va ancora a lottare per rimanere in Serie 1. E il messaggio che è stato mandato è che il campionato è ancora aperto e la Flaioni è... è salva. No. <ride> si salverà. E vi dovete ancora allenare perché si torna in campo già giovedì, eh, per cui la è festa. Certo. No, giovedì, questo, giovedì prossimo, sì. però. Sì, è fra due okay. <ride> Siamo pronte. Allora, torniamo in studio, Giovanni, mm. eh, c'era una giocatrice che ha portato fortuna alla, allora. pal, alla Pallamano, alla Flavioni, eh, perché presente lei eh, la Flavioni ha vinto, di chi si tratta? Possiamo dire il nome, potrebbe essere il nuovo acquisto? Potrebbe essere, insomma, cioè, è è questa eventualità, ovviamente ci sono le cose, adesso eh, spiegherò perché la Flavioni sta pensando di fare un acquisto, già questo lo sappiamo, insomma, la notizia è eh, no? allora, ci abbiamo fatto anche un servizio un paio di settimane fa, però adesso che dove il nome si possa dire perché si prima senta alesata. Prima di fare il nome, la curiosità fa... è che la sua ex squadra a questo eh. punto eh, era proprio quella che è stata battuta dalla Flavione. Sì, stiamo parlando di Nicoletta Maccheggiani, che è una classe 91, può giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, io ho visto giocare un paio di volte anche la partita della nostra ferrara all'inizio del campionato, ho giocato terzino-destro, è una giocatrice, è un fisico abbastanza eh, slavato, che può dare fastidio alle difese avversarie, è una giocatrice di Cingoli, provincia di Macerata, si trova vicino a Fabriano, che è la città da cui proviene Lorenzo Cerchini, tecnico della Siena 90 Cestistica, è una classe 91, come detto, lei ha giocato all'inizio stagione, ha giocato per 4 anni con l'Ariosto Ferrara e l'ha lasciato per questo questa stagione per motivi suoi personali e al momento non è libera perché ha dato quella tesserata per Ferrara. però è stata contattata dalla Faioni perché ha una grande amicizia con Martina Rosta che vuole convincerla a giocare qui eh, a Civitavecchia. Però questa situazione deve essere eh, diciamo così, eh, ratificata perché eh, Nicoletta Marcheggiani studia a Macerata all'università. Questa settimana ha degli esami molto importanti, se dovesse superarli sarà più libera nei prossimi mesi, se non dovesse superarli avrà dei problemi a svincolarsi dalla città di Macerata, quindi non potrebbe venire a Ciecchia per per giocare, quindi caso andasse bene, allora vorrebbe eh, proporre alla sua società di provenienza, quella di Costa Ferrara, di eh, mandarla via in prestito alla Faioni. E quindi potrebbe essere questa l'idea. E se dovesse arrivare il permesso, Marcheggiani vorrebbe venire a giocare a Civitavecchia. Ancora non si sa bene in quale ambito, se verrà qualche giorno, se verrà proprio a vivere a Civitavecchia, poi lo scopriremo. c'è questa offerta che è stata fatta. Mentre sabato Marcheggiani era eh, a Civitavecchia per seguire la partita, vicino all'ambiente Flavioni, ovviamente anche salutato il capitano Soglietti del nostra Ferrari nel pre eh, C'è questa proprio vicinanza perché Marcheggiano è arrivato da Cingoli, Flavioni e Cingoli si sono affrontati una marea di volta gli anni scorsi quando erano in seconda divisione, poi anche con i settori giovanili. Per cui c'è una grande amicizia tra l'ambiente civicchiese e quello Marchigiano. Senti, Giovanni, nella tua analisi non ho ben chiara una cosa, ma cosa intendi per fisico slavato? La giornatrice, come ti posso dire? È alta! È alta da fastidio all'avversario. Proprio eh, da un pochino c'entra la palla a voi, infatti. Sì, eh, faccio capire, no, no. Si usa, si usa, non è mia De Devi invenzione. sapere, Gioia, eh, che eh, Giovanni... me non lo direbbe mai che ho fatto il collagio. Mi sa no, no. Eh. Giovanni Pimpinelli. <ride> eh, Giovanni Pimpinelli, eh, praticamente io gli avevo chiesto di intervistare anche una giocatrice sì. dell'altra squadra, che però lui non ecco. ha voluto intervistare. Non so per Sono perché. Sono arrabbiata a qui. quindi ti ha detto di no. L'avevo intervistare e Dobreva, insomma, ha fatto anche 12 gol la Dobreva che sta. È eh. stata bravissima comunque, sì. è stata una delle migliori della sua squadra. Sicuramente un giudice di valore, poi eh. rigolista è infallibile. Non ha sbagliato uno, ti dico. Io vorrei complimentarmi insomma con la pallamano Civiele e Chiese perché finalmente acquistano punti in classifica. Ma anche perché io spero che saranno presto ospiti i nostri studi. Così aumentiamo le famose quote rosa che sono sempre sola, sempre tutti ospiti maschietti. Dario, fatti una domanda, però, <ride> scusa, <ride> probabilmente è colpa tua. Speriamo che Giovanni porterà anche qual qualche ragazza della Flavioni prossimamente. Quando dai, volete, ma io anche quella della pallavolo. Purtroppo ragazze ah, no, impegni e cose I ragazzi della palla a ci cioè, abbiamo provato più volte hanno degli impegni insomma, sempre un po' improrogabili però con, con le ragazze della palla a mano insomma ci possiamo riuscire. Sì, Prossimamente sì. proveremo a portarle. Eh, cambiamo però sport, caro Giovanni, perché è successo qualcosa di particolare per quanto riguarda la palla a nuoto. Cioè che lei nell'SNC perdeva se non sbaglio, contro ehm, il no, bisno no, ma 4 a 2 a fine secondo perdeva tempo. 4 a 2. Poi che cosa è successo è nel qualcuno? Tempo? No, qualcuno è andato via, <ride> C'era ah, ecco. qualcuno che faceva la telecronaca e poi è andato via. No, eh, perché eh, alla palla a mano c'era qualcuno presente, presente e qualcuno che poi è andato a fare la roba. purtroppo la, la, con la concomitanza delle partite, non mi ecco. permette di essere. Però niente, è andato via. Giovanni, Giovanni ecco. Pimpinelli è andato via. L'SNC ha preso il volo e quindi ha vinto 9 a Sette. Giovanni, che è è stata? tu hai visto solo i primi due tempi? Oppure no? Poi ho tu? seguito anche gli altri anche due. In qualche modo, due. ho seguito tutto quanto, però c'è stata una differenza abbastanza elevata tra i primi due. Qui il SNC non si è espresso al meglio, anzi, ha sbagliato un altro rigore. Il quinto in tre partite, comincia, essere, comincia ad arrabbiare in questa situazione perché <ride> in non è possibile sbagliare arrabbi. tutti questi rigori, anche queste controfughe. Cosa è successo nei primi due tempi? Visitava sempre più in palla poi. Rimonta da parte di Rosto Celesti, Bordanovic finalmente ha risolto i suoi problemi alla spalla. Ha preso sulla, sulle, sulle spalle, so dire come gioco di parole, la squadra di Marco Pagliarini con il gol ha dato la, 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 la vittoria. Poi anche, si sono uniti anche i compagni di squadra. Qui successo meritato da parte di Rosto Celesti è arrivata questa vittoria, un successo importante, poi ho sentito anche l'intervista di Viscio sabato scorso a Sportame 24. Lui era proprio carico, l'ho sentito proprio contento di questa vittoria cioè eh, volevano proprio trovarlo tra l'altro uno successo. dei migliori Giordano sì, Viscola sì sì assolutamente Senti, Molte ma lo parate. Spartano c'era? Spartano c'era ci ho parlato anche oggi ha detto, dai oh, siete amici sì eh, ma è ma, è sì. Vabbè, ma tanti sai anni Dario mi ha chiesto il numero Ma ha chiesto il numero di telefono e adesso vedi mm. eh, lo lo ah, conosco da tanti anni Diego mm. De Losa, per cui. invece di chiedere eh. altri numeri era un po' io. abbacchiato voleva giocare un pochino meglio mm. secondo lui sì Poteva fare forse qualcosa in più. Però, però in ogni così. caso questa settimana, insomma, oltre ad essere un weekend gioioso perché molti sport hanno vinto, c'è da segnalare su un campo Tiziano Violanti e sull'altro, eh, quasi in contemporanea, insomma, il nostro Diego De Rosa, lo spartano, quindi eh, voglio dire due pietre miliari dello sport locale. Un campionato molto equilibrato, lo stiamo vedendo in Serie A2, non si riesce a capire chi può vincere o chi può gli può andare male, l'unica che sta andando male nettamente è il Visnova che ha perso 3 su 3, ha perso con parcellinetti i primi due partite, eh, è infuriato letteralmente a fine partita dopo la sconfitta, perché è stato anche espulso nel corso della gara, sì, ci viene chiesto alla sua terza presenza da allenatore. Infatti noi avevamo un po' paura di intervistarlo, sì. infatti poi alla fine non l'abbiamo intervistato, eh, era, era molto arrabbiato. Sì. Però Giovanni tu avevi detto che questa Visnova poteva essere una delle squadre migliori. Invece che cosa manca? Non ci stiamo capendo niente perché il Pescara che doveva andare per retrocedere, ha fatto tre vittorie in tre partite, sta andando alla grande, ho visto anche la partita con la Faglia. Si sta esprimendo molto bene la formazione del Ciechese e Sarnicola. La Cesport anche se è partita bene, ha vinto le prime due partite anche con l'assenza di Gigi Costanzo, per cui anche l'altra neopromossa è partita molto bene. Le altre stanno andando un pochino così: la Roma, che sarà la prossima della dell'NSNC. Si giocherà sabato alle 16.30. Ci sarà anche l'ex eh, caccaterra, nato caccaterra, questa volta parliamo di Enrico, il figlio di Roberto. È andata male a Salerno perché ha perso di 7 gol. Eh, per cui forse anche eh, ridotta, così, per quanto riguarda le propensioni, la formazione di un altro ex rosso celeste, questa volta Roberto Gatto. E quindi la partita in cui l'NSNC andrà nella capitale per fare comunque il suo ruolo, il suo gioco, perché. A questo punto la SNC non va là per fare la vittima sacrificale ma per cercare di vincere quella partita perché ha preso fiducia. Cioè, l'ho proprio vista in acqua, l'ho proprio vista nelle interviste, c'è stata proprio questa sensazione con questi giovani che stanno crescendo e come dice Pacifico, la Fratellini può crescere il giovane di ritorno, credo che anche Pagliarini possa dire la stessa cosa. Questa SNC forse può crescere i giovani di ritorno, poi lo vedremo insomma. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni Giordano Visciola e Damiano Caponero. Certainoviscia abbiamo visto una grandissima esultanza da parte SNC, Se siete andati tutti nello spogliatoio nella fine partita, una partita dura perché siete stati sotto, avete visto i fantasmi come si dice, però alla fine a testa alta si è riusciti con una bella vittoria, la prima in campionato tra l'altro. Sì, è stata la prima vittoria in campionato, è arrivata la terza partita. Le prime due sapevamo, sapevamo che erano squadre forti però eravamo arrivati pronti e carichi per questa partita, per i risultati avuti precedentemente nei match precedenti. Eh, siamo partiti un po' secondo me scarichi nel primo tempo, ma secondo me era normale una partita delicata in casa, una squadra giovane, eh, quindi ci può stare. Io l'ho detto sin dall'inizio, quest'anno questo gruppo mi piace tantissimo, è un gruppo di giovani, hanno Grinta. Eh, alcuni di loro secondo me devono credere ancora in più nelle loro potenzialità, perché hanno un potenziale secondo me veramente, veramente vasto. Faccio i complimenti a tutti e adesso bisogna continuare a, a far bene. No? Non pensare che abbiamo fatto un gran risultato, è stato un buon risultato, però adesso abbiamo già la Roma Nuoto che è un altro banco di prova, è una delle squadre più forti. Poi, dopodiché, abbiamo il fermo e quindi va bene così. Sono molto contento, ci volano questi tre punti, sia soprattutto per il Morale e per la classifica. Sta un po' di liberazione quell'urlo quell che abbiamo sentito dalla, dal vostro spogliatoio appunto nel post partita insomma perché c'erano le prestazioni insomma magari però la vittoria serve insomma. Sì la vittoria serve anche perché la vittoria fa bene io non l'avevo detto ai compagni ma oggi era importante vincere soprattutto per il morale e crederci perché affrontare un campionato prima della pausa con tre o quattro sconfitte e iniziava a diventare una situazione pesante, invece con questa situazione che già abbiamo vinto contro una squadra che è quella del Visnova, attenzione non è una squadra al di sotto delle altre squadre, è una squadra debole, ha elementi di grande spessore come il Vittorioso come il centro Boa, altri giocatori si è visto benissimo nei primi due tempi oggi siamo stati bravi noi a colmare le nostre situazioni con la grinta e con il talento, faccio i complimenti a Nicola che ha fatto quel gol che all'ultimo ci ha, ci ha permesso di stare un po' più tranquilli e pensare alla vittoria. Giordano, abbiamo visto parlare anche con l'arbitro mentre usciva appunto dalla vasca. Per te tanta tensione anche in vasca, però una prestazione sicuramente e decisamente positiva. Noi dalla tribuna l'abbiamo valutato come il migliore in vasca. Eh, la sentivi in modo particolare questa, questa partita? Io tutte le partite sento in maniera particolare, questo oltre che essere uno sport per me, ma come tutti i compagni che sono nello spogliatoio e ho una passione noi quasi tutte le mattine ci svegliamo alle 6 della mattina per stare in palestra alle 7 per il doppio allenamento e quindi è logico, brucia perdere brucia perdere perché quando vedi che stai in partita quando vedi che ci sono le qualità per portare a casa il risultato eh, lì l'adrenalina poi fa, fa il resto poi io sono un giocatore passionale quello che quando sto nell'acqua quello che penso dico è un difetto però è così può essere anche un prezzo. A volte è un'arma a doppio taglio. Italiano Caponero, la tua firma con una doppietta oggi nella vittoria dell'SNC, la prima di questo campionato. È stata un po' una liberazione questa vittoria. Abbiamo sentito il vostro urlo nello spogliatoio nel post partita. Esatto, una partita fantastica da ogni punto di vista. E ci siamo sollevati dal terzo e quarto tempo anche se il primo e il secondo eravamo sotto, è successo un po' come a Latina che siamo partiti in svantaggio però abbiamo recuperato ma un po' per l'arbitraggio, un po' per tutto non siamo riusciti a Latina a eh, portarla a casa oggi. Veramente una partita da squadra, abbiamo combattuto, non, è, non ci sono riusciti a fermare dal terzo e quarto tempo, infatti siamo riusciti a portare a casa la vittoria. L'ha già sottolineato, insomma, una partita complicata, eravate sotto per 4-1, lì si rischia di capitolare ed invece avete rialzato la testa, non era facile. Esatto, e appunto terzo e quarto tempo... Siamo messi lì, abbiamo lavorato avanti e indietro, non ci siamo fermati e ringrazio tutti quanti pubblico e giornalisti, che ci sono stati accanto e spero ci saranno accanto anche in seguito che è un grosso aiuto. Giordano Viscola ha detto eh, adesso non eh, ci montiamo la testa, nel senso rimaniamo con i piedi per terra dopo questa bella vittoria eh, che ci fa stare più tranquilli in vista anche della pausa, sei d'accordo? Certo, una cosa giusta, è successo anche l'altro anno e dobbiamo rimanere appunto con i piedi a terra, non, non c'è fretta, il campionato è lungo e dobbiamo continuare così da squadra. Allora, cambiamo sport, passiamo al basket. Anche qui Giovanni è arrivata una bella vittoria esterna per la Stemar 90 per 62 58 contro la Smith, una vittoria che ti aspettavi? Una vittoria, sinceramente me l'aspettavo perché la differenza di valore tra le due squadre c'è. Non inganni, la vittoria solamente di 4 punti, perché la Stamano 90 ha sempre comandato il gioco anche nel corso del terzo quarto e l'ultimo quarto aveva anche 10 punti di vantaggio. Poi all'ultima un pochino tirati in barca, la formazione di Lorenzo Cecchini, c'è stato il ritorno da parte della Smith che voleva fare una rimonta clamorosa che però non è riuscita, quindi successo da parte dei rossoneri che si confermano nella zonata della classifica, non ai vertici, perché lo sperano di fare le prossime settimane e quindi è stato questo successo importante in vista della sfida e a questo punto di alto valore quella di Rottaferrata perché è un'altra squadra che sta facendo bene questo campionato di, di C-Gold. Bene l'apporto eh, ovviamente de, di Pep Ball, l'abbiamo visto già l'ultima settimana, nonostante un infortunio che non gli ha permesso di giocare al meglio questa partita, un infortunio proprio eh, personale che ha avuto il giorno precedente: 18 punti per lui. E bene anche Bezzi, insomma, non fa tanti punti, però questa volta ne ha fatti 13. Il play guard della Stampa 90 che ha iniziato questa partita con un quintetto molto piccolo e l'ha portata avanti anche nel corso del match. E nel prossimo turno si giocherà ancora fuori? Sì, si rotta contro... sì, 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 ancora. Lottaferrata, avversario tosto, una sfida da vincere. Se dovesse vincere la Stampa 90 si metterebbe davanti, rispetto a un'altra avversaria. Questo momento è sesta la squadra di Croce eh, Cecchini e quindi funziona così: prima volta vanno a fare playoff, però più vai su e più stai messo meglio, e più è possibile giocare la bella in casa non solo nei quarti ma anche nelle fasi successive questa è la situazione che, che lega questo campionato da qui alla fine leggendo il tabellino ho notato come Morrison abbia questa volta registrato pochi punti secondo te Giovanni è stata un'ottima difesa da parte degli avversari oppure una giornata diciamo meno gold sì. dello straniero? lo schema alla all'automiti che, che, che abbiamo sempre dato alla noto che eh, Davide Rumidi è SNC è un giocatore di valore, forse uno dei più forti del centro, tutto il campionato di essere due di pallanuoto nuoto e viene spesso paccato da due o tre giocatori, per cui non può segnare Rumidi, bisogna cercare di far segnare gli altri. La stessa cosa con Morgan che è stato controllato da parte della difesa. Ormai lo, conosco, ormai lo conoscono, ormai i video girano perché ovviamente eh, eh, vengono distribuiti tutti i video delle partite per cui gli allenatori se li guardano e quindi capiscono eh, pregi e difetti di ogni squadra del campionato come fa anche Coccio Cecchini con tutte le altre sì, squadre perché sì, non è che lo certo. fanno solamente gli altri allenatori e quindi il tecnico eh, della Smith, Smith ha deciso di eh, puntare forte andando a bloccare Morrison e cercando di eh, permettere i tiri dall'esterno così la a 90 ha puntato sui tiri da due 60% di eh, percentuale nel corso di questa partita e lì che la Stamma 90 è riuscita a mettersi in una situazione favorevole e riuscita a vincere questa partita perché tutte le altre percentuali, se vediamo i tiri da 3, se vediamo i tiri liberi se vediamo i rimbalzi sono più o meno lì Ho fatto leggermente a venire la stampa 90 e siamo più o meno lì eh, nei tiri da 2, nella recisione dei tiri da 2, la Stamar 90, ha vinto questa partita perché la Smith 91 ha sbagliato, ha fatto tanti sbagli e ha fatto solamente il 40%. E quindi Stemar 90, che ha anche dimostrato di non essere solo Morrison, come mm. invece si poteva pensare, sì. magari in altre partite. E continua a vincere anche il CRC. Passiamo al rugby, CRC Florenzi a 13-0. Mm. Risultato eh, curioso per quanto riguarda il rugby, Giovanni. Quindi si può dire ottima difesa e CRC che vince la seconda eh, partita consecutiva al Moretti della Marta. Seconda vittoria consecutiva al Moretti della Marta, seconda vittoria consecutiva contro la Toscana e per la seconda volta dico il CRC da vincere con un vantaggio ancora più ampio, per così come ha fatto contro l'Arezzo poteva anche eh, evitare di subire le ultime mete da parte degli Aretini, questa volta la stessa cosa, non per le mete subite ma per mete che non ha fatto il CRC, ne ha fatte due con Atol Sonofri e Emanueli in un clima praticamente da agenda con pioggia, vento e freddo tutti insieme, un clima eh, in a praticamente a moetti dalla Marta. Però, sei riuscita a non due ombrelli, ammalarti e si sono rotti tutte e due. Per cui, eh, solamente il cappuccio per ripararsi dalla. Dico, sei riuscito a non ammalarti tu? Assolutamente eh, sì. Sei mi, non mi forte, ammalo. forte come anche i giocatori in campo. La tolse a mezze mani. Come diavolo si fa a giocare a meze mani in una situazione di questo, di questo genere? E alla fine il CRC ha vinto questa partita contro la Florencia. Eh, ho detto due mete, ma da fare un'altra due CRC. La Florence ha fatto il primo attacco negli ultimi 20 metri della, della zona di campo del CRC al 29 del secondo tempo. Questo è dimostrare come c'è stata la difensiva da parte del 15 di Corsi Roberto Esposito e Alessandro Vameli. Eh, coach Esposito, che aveva detto che questo mese di dicembre era molto importante, è stato dimostrato: è importante, è stato anche eh, direi quasi decisivo per, per le sorti di questo CRC che si avvicina alla salvezza. Vediamo solamente l'ultima a fare i playout, CRC si è messo bene in classifica anche nonostante la zavorra di quattro punti di penalizzazione adesso è l'impegno più difficile di questo campionato sul campo del Pesaro, comunque sia situazione molto importante prima della trasferta di Modena ci sarà nella prima gara nel nuovo anno Calcio a 5 come ultimo sport CPC che batte Cortina 2 a 1, anche qui risultato abbastanza curioso per essere calcio a 5, Agozzino e Cerrotta hanno dato la vittoria dalla formazione di casa, una vittoria importante anche in questo caso. Sì, un successo che conferma: parallelismo tra calcio e calcio 5, cioè la PC che si conferma nel calcio e si conferma anche nel calcio 5. L'unica cosa che cambia è che è la squadra di Marco Dominici, cioè a cui facciamo le condoglianze per la scomparsa sì. eh, del padre nei giorni scorsi, continua a progredire su che ha avuto anche lui un lutto in famiglia, che è stato un minuto di accoglimento della gara, delle gare eh, del scorso fine settimana. Eh, si rilancia, però, è una partita da recuperare contro lo Juvenile. Si era giocato la settimana scorsa, ma è stata rinviata proprio per questa situazione legata a Marco Comice. Si è recuperata prima della fine dell'anno. Eh, CPC che, dopo la sconfitta contro Real Fabbrica, si è ripreso subito. Buona quindi questa vittoria perché non era facile riprendersi dopo eh, la sconfitta contro la capolista del girone. E quindi si, si vola, si spera e si punta a questo punto ai playoff, direi, per quanto riguarda. La formazione rossa. Cerrotta che si conferma giocatore importante per questa squadra. Proprio come diceva Patrizio Presutti la scorsa settimana qui in studio da noi, sì. giusto, Giovanni? Sì, il Felino Mancino è sempre sì. una sicurezza di sinistra ma anche di destra. Segna. Anche era, faceva la differenza anche in C1, quindi immagino in C2, anche se eh, comunque adesso è grande anche lui, però con quel mancino può fare, può fare quello che vuole un po' come io posso fare quello che voglio col destro <ride> insomma, questo è tutto da vedere che, che, che Fabietti Fabietti non mi ha voluto <ride> va bene, allora, lasciamo perdere Dario anche perché temo di trovarti in qualche eh, spezzone dei nostri down settimanali quindi, assolutamente, mai, quindi mai. La, lascia, lasciamo <ride> perdere <ride> e insomma, vediamo insieme appunto chi sono gli up and down di questa settimana Dopo nove sconfitte la squadra di Patrizio Pacifico si riscatta e batte l'Ariosto Ferrara trovando il primo acuto stagionale. Per riuscirci le gialloblu hanno dovuto semplicemente non ripetere gli errori visti nelle altre gare. Ancora ci sono da correggere dei difetti, ma la cosa più importante è essere riusciti a stoppare la serie di sconfitte. È stato importante anche vincere con 8 gol di scarto, un chiaro messaggio a tutte le concorrenti per la salvezza che la Fravioni non molla. L'unica sconfitta in un weekend di soddisfazione è arrivata dalla squadra di Ugo Fronti, non positiva la trasferta sul campo dell'Unipomezia per i Nerazzurri che non sono riusciti ad opporsi al meglio agli avversari quinti in classifica. Troppa libertà per gli attaccanti pometini in occasione dei gol con una difesa che non ha funzionato come doveva e un attacco che ha avuto anche poche chance per segnare. Bisogna ricaricare le pile in vista dei due impegni prima della sconfitta. Sosta Natalizia! Anche questa settimana mettiamo sotto torchio e interroghiamo il nostro Giovanni Pimpinelli riguardo tutte le telecronache sì. che andranno in onda sui nostri schermi. Eccoci, salve. <ride> posso dire così <ride> per presentarmi? Insomma. No, perché già te l'avevamo eh. presentato. Ah, vabbè, però è più bello qui da far, far scena. Dai. Fa scena, dai. A seguire, parliamo di calcio. Si chiama il calcio perché c'è la compagnia portuale che scende in campo contro. Il San Lorenzo Nuovo, che siamo finiti da questa partita. Poi domani. Telecronaca di 21, Giovanni Pimpinelli. Dillo tu, non, non lo sapevo. Domani alle <ride> 21.30. Parliamo di palla a mano perché la Faioni scende in campo contro il Ferrari. Il commento tecnico di Maurizio Pronunzio. Telecronaca di Giovanni Pimpinelli. E mercoledì alle 21.15. Scende in campo a delle Asp di pallavolo Telecronaca a di Antonio Bandini. Senza commento tecnico perché lui fa tutto quanto. Anche bordo bordocampista. Se ci riesce. Contro la Frogito Volley. Queste quindi le telecronache per quanto riguarda Tele Civita Vecchia. Da Sport Time è tutto, grazie a Giovanni Pimpinelli per essere stato con, con noi. Grazie, grazie a mille, buona serata a tutti quanti, buona serata a te Dario. Buonasera ah, a lui? Tra, tra poco. Sì, mai la tradizione. Ah, grazie. Vabbè, comunque, eh, grazie anche a Gioia Restringi Grazie a te Dario e non ringrazio Giovanni. Vediamo <ride> se ci vediamo lunedì prossimo. Vedremo. Con voi due, insomma, siete in bilico. Eh, sul grazie sul mercato, a voi. Sì, Siamo sul mercato. Il mercato comunque è ancora aperto, anche, eh. sia per il calcio anche che per il Sport noi. Time. Anche grazie per a voi per averci seguito. L'appuntamento con Sport Time si rinnova lunedì prossimo, sempre alle 20.45, sempre su TRC. Grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento di serata. Buona serata!